Benvenuti, buon pomeriggio. Come sapete, leggiamo oggi il canto 31esimo del Purgatorio. Siamo ormai nel paradiso terrestre. Ancora da questa parte dell'Eteo, Dante dovrà attraversarlo per arrivare all'Eden vero e proprio, il che ci verrà narrato appunto in questo canto. Come al solito, leggiamo tutto di seguito. Riprendiamo a spiegare, a un certo punto facciamo una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviare se ne avete i vostri dubbi sulla chat. O tu che sei di là dal fiume sacro, volgendo suo parlare a me per punta, che pur per taglio m'era parito acro, ricominciò seguendo senza punta, di se questo è vero. A tanta accusa tua confessione conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa che la voce si mosse e pria si spense che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, poi disse: che pense? Rispondi a me che le memorie triste in te non sono ancora dall'acqua offense. Confusione e paura insieme miste mi pinsero un tal sì fuor della bocca, al quale intender fuor mestier le viste. Come balestro frange, quando scocca da troppa tesa la sua corda e l'arco, e con men foga l'asta il segno tocca, si scoppia io sottesso grave carco, fuori sgorgando lagrime e sospiri, e la voce allentò per lo suo varco. Ond'ella a me, per entro i miei disiri, che ti menavano ad amarlo bene di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fossi attraversati o quai catene trovasti, perché del passare anzi dovresti così spogliar la spena? E quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro perché dovessi lor passeggiare anzi? Dopo la tratta d'un sospiro amaro, appena ebbi la voce che rispose e le labbra a fatica la formaro. Piangendo dissi, le presenti cose col falso lor piacere volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose. Ed ella, se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua da tal giudice sassi. Ma quando scoppia della propria gota l'accusa del peccato, in nostra corte rivolge sé contra il taglio la rota. Tuttavia, perché mo vergogna forte del tuo errore, e perché altra volta, udendo le sirene, si è più forte, pon giù il seme del piangere e ascolta, si udirai come in contraria parte, mover dov'ietti mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura o arte piacere quanto le belle membra in ch'io rinchiusa fui e che son terra sparte. E se il sommo piacer sì ti fallio per la mia morte, qualcosa mortale dovea contrarre te nel suo disio? Ben ti dovevi, per lo primo strale delle cose fallaci, levar suso diretto a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in giuso ad aspettar più colpo o pargoletta o altra novità con sì breve uso? Nuovo augelletto due o tre aspetta, ma dinanzi dagli occhi di pennuti rete si spieghindarno o si saetta. Quali fanciulli, vergognando, muti, con gli occhi a terra stanno, sì, ascoltando e se riconoscendo e ripentuti, tal mi stavio, ed ella disse, quando per udir sei dolente, alza la barba e prenderai più doglia riguardando. Con men di resistenza si di barba robusto cerro, ovvero al nostro alvento, ovvero a quel della terra di Arba, ch'io non levai al suo comando il mento. E quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il vellen dell'argomento. E come la mia faccia si distese, posarsi quelle prime creature dal loro aspersio l'occhio comprese, e le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volte in sulla fiera che è sola una persona in due nature.
sotto il suo velo e oltre la rivera, vincer pariami più se stessa antica, vincer che l'altre qui, quand'ella c'era. Dipenter, si mi consegni l'ortica, che di tutte altre cose, qual mi torse più nel suo amor, più mi si fe nemica. Tanta riconoscenza il cor mi morse, ch'io caddi vinto, e quale allora fenni, salsi colei che la cagion mi porse. Poi quando il cor virtù di for rendemmi, la donna ch'io avea trovata sola, sopra me vidi e dicea tiemmi, tiemmi. Tratto m'avea nel fiume in fin la gola, e tirandosi me dietro s'ingiva sovresso l'acqua, lieve come scola. Quando fui presso alla beata riva, aspergers me sì dolcemente udissi, che non so rimembrar, non ch'io lo scriva. La bella donna nelle braccia aprissi, abbracciommi la testa e mi sommerse, ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse, bagnato m'offerse dentro alla danza delle quattro belle, e ciascuna del braccio mi coperse. Noi siamo qui ninfe, nel ciel siamo stelle. Pria che Beatrice discendesse al monte, fummo ordinate a lei per sue ancelle. Merrente agli occhi suoi, ma nel giocondo lume che è dentro aguzzeranno i tuoi, le tre di là, che miran più profondo. Così cantando cominciaro e poi al petto del grifo seco minarmi, ove Beatrice stava volta a noi. Disser, fa che le viste non risparmi, posto ti avem dinanzi agli smeraldi, onda morga ti trasse le sue armi. Mille disiri più che fiamma caldi strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, che pur sopra il grifone stavan saldi. Come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con altri reggimenti. Pensa, lettor, s'io mi maravigliava, quando vedea la cosa in sé star queta, e nell'idolo suo si trasmutava. Mentre che piena di stupore e lieta, l'anima mia gustava di quel cibo, che saziando di sé asseta, se dimostrando di più alto tribo negli atti, l'altre tre si fero avanti, danzando al coro angelico carico. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone al tuo fedele, che per vederti ha mossi passi tanti. Per grazia fanno i grazia che disvele a lui la bocca tua, sì che discerne la seconda bellezza che tu cele. Poi splendor di viva luce eterna, chi pallido si fece sotto l'ombra sì di Parnaso, bevve in sua cisterna, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a renderti qual tu paresti, laddove armonizzando il ciel t'adombra, quando nell'aere aperto ti solvesti? Allora, forse ricorderete che il canto trentesimo che abbiamo letto la settimana scorsa narra l'incontro piuttosto traumatico di Dante con Beatrice, che scendendo nel carro della processione che vi ricordate rappresentava la chiesa, in mezzo a una nuvola di fiori, era apparsa velata a Dante al di là dell'Eteo. E che come Dante si era messo a piangere a causa della scomparsa di Virgilio, lei l'aveva nominato per l'unica volta nel libro Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere ancora, che piangere ti conven per altra spada. Cioè, le prime parole della donna, lungi dall'essere un ricevimento affettuoso, erano state dure parole di rimprovero. Che, come abbiamo visto alla fine del canto, svolgevano un ruolo provvidenziale che era quello appunto di far piangere Dante affinché il suo pentimento acquistasse le stesse dimensioni del peccato.
Vi ricordate che un po', tra virgolette, in difesa di Dante avevano cominciato a parlare gli angeli, per cui Beatrice, in risposta agli angeli, ha cominciato a parlare di Dante in terza persona, indirettamente, affinché lui la senta, raccontando praticamente gran parte della materia della vita nuova, ma dal suo punto di vista, su come Dante si desviai, diciamo, dalla dritta via quando lei era morta, vero? E allora questo canto si apre con una continuazione del discorso di Beatrice che ora, come vedremo, si rivolge direttamente a Dante e non indirettamente come aveva fatto prima parlando di Dante agli angeli. Quindi ora interpella Dante, o tu che sei di là dal fiume sacro, cioè ora si rivolge in seconda persona a Dante. E il Dante poeta dice, volgendo suo parlare a me per punta, cioè Dante qui riprende la metafora della spada con cui lei stessa aveva detto che avrebbe torturato Dante, dice Dante mi rivolge il suo parlare direttamente, cioè per punta, il suo parlare che pur per taglio mi era apparuto acro, che solo di taglio, cioè parlandomi indirettamente, quindi parlando con gli angeli, mi era sembrato difficile da sostenere, ricominciò Beatrice seguendo senza punta, cioè senza indugio, senza aspettare. Quindi Dante ci sta dicendo che lui come poeta divise in due canti il discorso di Beatrice, ma che nella realtà del paradiso terrestre non c'è stata alcuna pausa. E quindi Beatrice si rivolge ora direttamente a Dante e la metafora della punta della spada che aveva già ferito Dante di taglio, ora sarà ancora più dolente. Disse questo è vero, dice al verso quinto, cioè disse è vero tutto quello che ha appena raccontato, cioè che eri talmente dotato che avresti fatto una prova ammirevole se ti fossi educato al bene e come ti sei dato altrui dopo la mia morte e come io ti ho, insomma, ti sono apparsa attraverso dei sogni e delle visioni e tu non mi hai dato retta. Disse è vero. A tanta accusa tua confessione conviene essere congiunta. Tutta questa accusa così grave, dice Beatrice, si deve unire la tua confessione in prima persona. Quindi Dante, diciamo, non solo deve ascoltare dolente queste parole, ma deve lui pronunciare delle parole sul proprio peccato. E allora il verso settimo. Era la mia virtù tanto confusa, cioè le mie forze erano talmente confuse da questa pressione, dice Dante al verso settimo, che la voce si mosse e pria si spense che dagli organi suoi fosse dischiusa. Cioè che Dante aveva cominciato a parlare, si mossero gli organi, insomma, fonatori, ma prima che potessero oltrepassare i limiti dei denti si spensero, quindi Dante non ha le forze della confessione, che per ora è quello che si attende Beatrice, è solo che Dante dica sì, è vero tutto quello che hai detto, ma fa moltissima fatica a confessarlo, il che è sintomatico dell'importanza che ha questa confessione, cioè come succederà più volte nella commedia, e soprattutto a partire dal paradiso, dove le anime che sono tutte salve vedono in Dio quello che Dante vuole sapere, i pochi, diciamo, eccezionali momenti in cui a Dante viene richiesto di parlare, diciamo, udibilmente. Questa richiesta è sempre legata a un bene che deriverà per Dante. Del fatto che lui dica le cose che sente, che teme, che pensa, perché chiaramente le anime che sono salve, come appunto qui Beatrice e gli angeli che sono attorno a lui in questa situazione,
sanno già tutto perché vedono tutto in Dio, quindi non hanno bisogno di informazione. Ma è terapeutico per Dante dire le cose ad alta voce e lui evidentemente fa molta fatica a farlo. E allora al verso decimo, poco soffersi, cioè lei aspettò poco il mio silenzio, dice Dante. Poi disse, che pensi? Cioè che hai tanto da pensare? Rispondi a me, che le memorie tristi in te non sono ancora dalla coscienza. Cioè rispondi, visto che non hai ancora bevuto dalle acque dell'Eteo, quindi le memorie tristi del peccato non sono state cancellate della tua memoria, quindi non c'è alcuna scusa per cui tu stia zitto. Questa, diciamo, abbastanza aggressiva, diciamo, richiesta di Beatrice. È interessante perché mette in rapporto la memoria che Dante ha ancora viva del peccato e le imminenti acque bevute dall'Eteo che Dante avrà, attraverso le quali dimenticherà queste colpe. Scusate un attimo che. Ecco, allora, dicevo, è significativo perché, come avevamo notato la settimana scorsa, quando Dante era stato prima di tutto, diciamo, accusato da Beatrice, vi ricordate che lui aveva abbassato lo sguardo che gli era caduto sulla superficie limpidissima dell'Eteo e non aveva sopportato la sua immagine lì. E avevamo detto appunto che. Siccome abbiamo saputo da Matelda che attraverso questa bevanda delle acque dell'Eteo si dimenticano le colpe commesse, è significativo che prima di berle ogni penitente si possa guardare in quelle acque, quindi abbia già pagato il suo debito con Dio, che è infatti la condizione nella quale di solito arrivano le anime lì. A eccezione di Dante, no? E quindi Beatrice gli ricorda, cioè intanto sarcasticamente gli dice che devi fare uno sforzo, non te lo ricordi? Non hai ancora bevuto dalle acque dell'oblio, ma ricordandolo in qualche modo ci avverte dell'importanza che ha questo stato di purezza prima che sia giusto dimenticare le proprie colpe. E quindi il povero Dante al verso 13, confusione e paura insieme miste, mi pinsero un tal sì fuor della bocca al quale intender formestier le viste. Allora la paura e la confusione mescolate insieme, dice Dante, che gli spinsero un tale sì fuori dalla bocca, talmente debole che furono necessarie le viste, cioè il fatto che Beatrice guardasse il movimento della sua bocca per intenderlo, quindi un sì a un volume bassissimo. E ora per spiegare il perché di questa debolezza, al verso 16 Dante si vale dell'efficace immagine di una balestra che quando per la troppa tensione della sua corda si rompe e la freccia esce molto debolmente e quindi lui paragonerà la sua voce alla freccia e chiaramente la balestra è il suo petto troppo teso dall'accusa e dalla gravità dell'accusa. Quindi verso 16, come balestro frange, cioè come una balestra si rompe. Quando scocca da troppa tesa, cioè quando la troppa tensione la rompe, la sua corda è l'arco e con men foga, cioè con meno forza, l'asta, cioè la freccia, tocca il bersaglio, così scoppia io, cioè così, dice Dante, io scoppia, sottesso grave carico, sotto la grave carica dell'accusa, fuori sgorgando lacrime, sospiri e la voce allentò per lo suo varco. Cioè, la pressione chiaramente
il grave carico che aveva della colpa dentro, quindi Dante si rompe dentro e fa uscire la voce fiacca, cioè molto indebolita, in mezzo alle lacrime e ai sospiri. E quindi al verso 22, dopo che Dante ha detto almeno lì Beatrice, dobbiamo ammettere, non, insomma, non continua a insistere, un sì più forte, no? Si accontenta di quello che Dante è in grado di fare, che è dire questo sì praticamente inaudibile, e al verso 22 comincia a parlare lei, raccontando appunto come Dante si perse. Ond'ella me. Per entro i miei disiri, che ti menavano ad amarlo bene, di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fossi attraversati o quai catene trovasti, perché del passare innanzi dovessi ti così spogliar la schiene? Cioè, Beatrice domanda duramente a Dante, no? Gli dice: mentre tu eri incanalato dai desideri di me che ti portavano ad amare il bene di Dio, cioè quel bene al di là del quale non c'è nessun altro bene che, di cui si possa avere anelito, quindi tu stavi andando bene nel desiderio che io destavo in te. Eri guidato verso il vero bene, al di là del quale non c'è un altro bene. Allora, domanda a Dante: quali fossi attraversati, cioè quali impedimenti o quali catene hai trovato in questa via del bene dove io ti menavo, per cui hai spogliato la speranza, cioè hai deposto la speranza di continuare a camminare avanti. Cioè, Beatrice qua sta tacendo della propria morte. Sta dicendo: il tuo desiderio di me ti portava verso il bene. Qual è stato l'impedimento per cui ti sei allontanato dal bene? Messo ironicamente in termini concreti come fossati o catene. Ed è importante che l'accusa di Beatrice riguardi la caduta della speranza di Dante. Cioè gli sta dicendo quali impedimenti potevano, vedete il contrasto che si stabilisce in questa domanda di Beatrice tra quel bene al di là di cui non c'è niente, quindi altissimo, e la concretezza bassa dei fossati e delle catene, vero? E quindi tra lo spirito più alto verso il quale lei guidava Dante e proprio il terra-terra degli impedimenti che fecero sì che Dante perdesse la speranza di continuare in quella strada verso il bene. Vi ricordate che appunto il momento in cui all'inizio del viaggio deve intervenire Virgilio, chiaramente inviato a Dante da Dio, è proprio quando lui aveva perso la speranza dell'altezza. Cioè questo era stato il momento più critico dell'inizio del viaggio, vero? Perché prima Dante era perso, ma aveva rinnovato la sua speranza vedendo il monte illuminato dal sole, poi era stato, diciamo, impedito dalla lonza, e tuttavia Dante lì aveva pensato: vabbè, ma è il mattino, è primavera, ce la farò. Ma poi il leone e immediatamente la lupa lo fecero perdere appunto la speranza dell'altezza. È in quel momento critico che arriva il soccorso provvidenziale, e a questo, diciamo, questa perdita della speranza si riferisce ora Beatrice. E quindi, come vedremo quando leggeremo il Paradiso, è il momento in cui Dante davvero perde se stesso, perché, come dirà Beatrice nel canto 25 del Paradiso, Dante si caratterizza
per essere il cristiano con più speranza al mondo. E tuttavia, in mezzo a questo terribile stato di confusione mentale, di perdita del senso della propria vita, era arrivato a perdere quella virtù che l'aveva sempre caratterizzato, che è di nuovo quello di cui lo sta accusando qui Beatrice attraverso la parola spene. E al verso 28 lei diventa ancora più crudele, perché si serve di due parole, agevolezze, avanzi, che sono facilitazioni mercantilistiche, vantaggi economici, sono due termini del campo semantico del mondo mercantile che Dante tanto detesta e contro il quale ha lanciato così tante e così dure invettive, e che ora Beatrice in qualche modo sta attribuendo a tentazioni di Dante stesso. Quindi al verso 28, e quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostrarono perché dovessi loro passeggiare anzi? Cioè, quali vantaggi, quali facilitazioni ti si sono mostrati nella fronte degli altri perché tu dovessi sedurre questi qua? Io sto, come notate, parafrasando passeggiare anzi come sedurre, perché è un'espressione che secondo i commentatori antichi voleva dire fare la corte davanti ai balconi, cioè passeggiare anzi era una sorta di passeggiata che si faceva davanti al balcone dell'amato o dell'amato per sedurlo. Perché mi soffermo un attimo su questa espressione? Perché mentre nella terzina precedente Beatrice stava accusando Dante di essersi fermato davanti a un ostacolo, qui lo sta accusando più profondamente di aver agito, diciamo, attivamente nel cercare delle agevolazioni, e quindi lo sta accusando di calcoli ignobili nella volontà di insomma ottenere altri beni diversi da quello dove lei appunto lo portava. E allora il povero Dante al verso 31 adesso non deve solo dire sì, è vero quello che hai detto, ma deve proprio, come diciamo in didattica, una domanda aperta questa, no? Perché gli si sta chiedendo quali sono stati i problemi, insomma, che ti hanno impedito di inseguirmi, o che cosa ti ha sedotto o ha fatto sì che tu volessi sedurre. E quindi Dante al verso 31, dopo la tratta d'un sospiro amaro, appena ebbi la voce che rispose, le labbra a fatica la formaro. Cioè, dopo un sospiro d'amarezza, Dante dice di avere avuto a fatica la voce disponibile per rispondere, e a fatica le labbra formarono queste parole. E quindi al verso 34 Dante, piangendo, confessa: le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose. Molto sinteticamente Dante dice una cosa importantissima che sintetizza il suo stato di smarrimento nella selva: le cose presenti, cioè le cose che io potevo vedere, le cose che erano davanti ai miei occhi, volsero, dice Dante, i miei passi, quindi attrassero i miei passi con il loro piacere ingannevole, con il loro piacere falso, perché, come ha spiegato Virgilio lungo il Purgatorio, i piaceri del mondo promettono una felicità che poi non mantengono. E quindi Dante dice: sono state le cose che vedevo, che avevo davanti, che con la loro falsa promessa di bene mi fecero deviare i miei passi, tosto che, cioè non appena
Voi siete morta, cioè non appena il vostro viso si nascose per me. Cioè questo che Beatrice non stava dicendo, cioè della propria morte, lo dice Dante. Cioè Dante, non avendo più lo stimolo sensibile di Beatrice viva lì con il suo corpo, trovò altre cose presenti che lo attraevano e inseguì quei falsi piaceri. Quindi vedete che Dante è arrivato a questo paradiso terrestre senza essersi pentito esplicitamente dei propri peccati, ma con la consapevolezza, dopo aver diciamo, fatto tutta la strada della montagna e dopo aver sentito tutte le spiegazioni di Virgilio, aveva capito la causa del suo smarrimento, che era l'aver inseguito le cose false presenti dopo che Beatrice non era più presente fisicamente davanti a lui. E allora al verso 37 Beatrice spiegherà una cosa che io vi ho anticipato, che riguardava, diciamo, la funzione della parola orale di Dante nel paradiso, di cui questo episodio nel paradiso terrestre è preparazione imperfetta, perché appunto qua al verso 37 seguenti Beatrice spiegherà che diciamo quello che Dante sta dicendo non incrementa in alcun modo la conoscenza che lei ha già. Né lei né di Dio, ovviamente, né degli angeli, ma che è importante per Dante. E quindi al verso 37 della se tacessi o negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua, da tal giudice sassi. Cioè, se tu tacessi, e cioè non ammettessi che quello che io ti ho detto era vero, o se negassi ciò che stai confessando, non sarebbe meno nota, meno conosciuta la tua colpa da un tale giudice e saputa, si sa, e cioè lo sa Dio. Capirai se ha bisogno Dio che tu lo dica questo. Dio lo sa benissimo. Ma, verso 40, ma quando scoppia della propria gota l'accusa del peccato, in nostra corte rivolgesse contro il taglio la rota. Cioè, ma quando l'accusa del peccato scoppia, vedete che qui Beatrice prende la stessa metafora che aveva usato Dante di quella del balestro, no? Della balestra. Ma quando per la pressione interna scoppia dalla propria bocca la confessione, quindi quando la confessione è sincera, non è solo verbale, viene fuori dalla pressione interna e scoppia nella nostra corte, cioè nella corte celeste, di cui Dio è il giudice, come si è detto prima, la ruota che di solito rende più filoso il coltello, rivolge il taglio indietro, cioè la punizione del giudice diventa meno pungente di quando non si confessa il peccato. Cioè qui Beatrice sta facendo una metafora che è molto importante perché innanzitutto anticipa un topos tipico del paradiso, che è la differenza e addirittura l'opposizione che c'è tra la corte celeste e la corte di giustizia umana, che, come sappiamo, può sbagliare e che, avendo un giudice umano, ha bisogno della confessione, e dove la confessione di solito è, diciamo, conferma quasi come prova la colpevolezza dell'accusato, e quindi implica poi una pena confermata,
Mentre invece nella corte di Dio, sapendo da sempre Dio le colpe di ogni singolo, la confessione fa sì che si tiri indietro la punizione, cioè torni indietro come la ruota del coltello. E al verso 43 è sempre Beatrice che parla, tuttavia. Perché mo vergogna forte del tuo errore, e perché altra volta, udendo le sirene, sii più forte, pon giù il seme del piangere e ascolta, sì udirai come in contraria parte, mover dovieti mia carne sepolta. Allora, fino al verso 42, in qualche modo, Beatrice ha parlato della forza che ha la confessione. In tutti i cristiani prima della morte. E cioè sta stabilendo una regola tipica della penitenza, che consiste appunto nell'accusare se stessi, che rende meno grave la punizione divina. Cioè è un avvertimento che serve a tutti noi lettori, voglio dire. Cioè il fatto che in una preghiera o nel rituale della confessione, dire ad alta voce quello che si è fatto non aumenta la conoscenza di Dio, ma fa sì che Dio sia più proclive a perdonare. Ma quello che dirà ora, dal verso 43 in poi, è eccezionale che diciamo che un cristiano ne abbia bisogno perché è qualcosa di cui Dante ha bisogno perché tornerà al mondo. E quando tornerà al mondo, anche dopo aver visto il sommo bene, riacquisterà la sua fragilità umana. E quindi Beatrice dice: ora aggiungerò qualcosa che ti servirà affinché tu, quando sarai di nuovo al mondo, tu ti sia portato dal viaggio una vergogna così forte che ti rinforzi di fronte alle tentazioni del mondo che qui vengono simboleggiate dalle sirene. Allora leggiamo il verso 43, tuttavia, cioè nonostante ciò che ho detto prima, affinché tu adesso ti porti vergogna del tuo errore, perché un'altra volta, sentendo il canto delle sirene, tu sia più forte. E ora diciamo, vediamo che cosa continua, ma intanto bisognerebbe fare un breve commento su questa menzione alle sirene. Intanto perché, come forse ricorderete, l'episodio, diciamo, omerico delle sirene che Dante aveva letto in Cicerone era apparso nel sogno di Dante, questo sogno demoniaco che Dante aveva fatto la notte del mezzo nel Purgatorio. Vi ricordate che gli si era presentata questa femmina balbuziente, deforme, orrenda, che lo sguardo innamorato del Dante protagonista del sogno aveva trasformato in una donna molto seducente che si era messa a cantare: io sono la sirena che volge Ulisse dal suo cammin vago. Se non che era intervenuta una donna santa che aveva richiamato all'attenzione Virgilio, il Virgilio interno al sogno di Dante, per cui Virgilio era intervenuto e aveva strappato le vesti di questa donnaccia che Dante vedeva come bellissima, e Dante, sentendone il fetore, si era svegliato. Perché parlo di nuovo della sirena, di quel sogno ora? Perché non so se vi ricordate, Dante era rimasto molto turbato da questa visione onirica. Aveva continuato a camminare a lungo, capochino, molto preoccupato, e era passato addirittura dall'angelo della cornice che gli aveva tolto un pì dalla fronte e ancora continuava ad essere turbato.
E quindi Virgilio gli aveva fatto per l'unica volta, nei tre sogni che Dante ebbe, nelle tre notti che passa nel purgatorio, gli aveva fatto l'analisi di ciò che aveva visto. Gli aveva detto: hai visto le tentazioni dei beni che ti manca di vedere, cioè delle tre ultime cornici che ancora dovevano percorrere. Quella dedicata all'avarizia, quella alla gola, quella alla lussuria, e quindi questa sirena rappresentava le tentazioni di quei beni falsi, e hai visto anche come l'uomo si libera da esse, e cioè con l'intervento della ragione guidato dalla grazia, come è stato appunto l'intervento di Virgilio, che si era lasciato anche lui sedurre, il Virgilio interno, del sogno per cui era stato richiamato al suo ruolo dalla grazia. Quindi le sirene, a questo punto, quando le nomina Beatrice qua, rappresentano appunto le tentazioni di quei beni del mondo che, se regolati dalla ragione, non sono peccaminosi in se stessi, come capita con tutti i beni che attraggono gli incontinenti, che abbiamo anche visto nell'inferno, ma il cui amore deve essere regolato per essere appunto un amore virtuoso, come spiega Virgilio, vi ricordate, nel canto 17 del Purgatorio. E quindi quello che gli sta dicendo Beatrice è: siccome tu stai per tornare al mondo dove ci sono di queste tentazioni rappresentate dalle sirene, cui tu evidentemente hai dato troppa importanza, perché questa sirena rappresenta le presenti cose del verso 34, affinché non ti divino dalla strada del bene dove ti conducevo io, adesso ti farò vergognare di più, sicché quando sarai di nuovo al mondo davanti a queste tentazioni, tu provi vergogna e acquisti forza per non lasciarti sedurre ancora. E quindi gli dice: affinché tu porti vergogna, pon giù il seme del piangere e ascolta. Questo verso 46 è stato dalla maggior parte dei commentatori interpretati come deponi il piangere, cioè smetti di piangere e ascolta. Ma c'è anche un'interpretazione secondo cui questa metafora del seme messo su vorrebbe dire: semina il tuo pianto affinché dia un buon frutto, cioè rendilo fertile il piangere ascoltando. Così sentirai, e questo è importantissimo, come vi ricordate che nel canto scorso Beatrice aveva accusato Dante di averla abbandonata nel suo amore quando lei da corpo era diventato anima e quindi era diventata più bella. E quindi adesso quello che Dante deve sentire è come la morte di Beatrice, qui nominata come la mia carne sepolta, cioè quello che Dante non può più vedere di Beatrice, doveva portare Dante, muoverlo in una parte contraria a quella dove l'ha messo, cioè non a, diciamo, sostituirla con altre cose presenti, bensì l'avrebbe dovuto educare nel carattere fallace ed effimero dei beni del mondo. Ora, diciamo, Beatrice lo spiegherà benissimo, ma non so se vi ricordate che nel canto settimo dell'Inferno, quando Dante domanda a Virgilio che cos'è la fortuna, e Virgilio dà una risposta molto innovativa filosoficamente, perché attribuisce alla fortuna un carattere provvidenziale di ministra di Dio, sostituendo con questa, diciamo,
figura cristiana la tradizionale dea pagana capricciosa della fortuna. E aveva detto Virgilio che questa donna che viene insultata da tutti dovrebbe essere ringraziata in realtà, perché siccome, obbedendo i criteri divini, lei distribuisce, dà e toglie i beni materiali velocemente, lo fa affinché gli umani capiscano il carattere, appunto, menzognere dei beni materiali. E quindi quello che intendeva Virgilio, e qui si conferma dando come caso particolare di colpo di fortuna nella vita di Dante la morte di Beatrice, come una perdita di uno di quei beni, lungi dall'invitare alla tristezza, dovrebbe invitare alla gratitudine, perché è l'occasione della comprensione che quei beni non mantengono mai la felicità che promettono. E quindi Beatrice farà qui un discorso che in qualche modo dà per scontato quello che Dante ha imparato da Virgilio in quel canto settimo. E lo dice così al verso 49. Mai non t'appresentò natura o arte piacere quanto le belle membra in ch'io rinchiusa fui e che sono in terra sparte. Cioè, nella natura, nell'arte, quindi nella natura, diciamo, che è figlia di Dio, nell'arte che è nipote nella produzione umana, ti presentarono. Vedete che Beatrice riprende il verbo appresentare che si forma con la parola presente che c'era nella confessione di Dante, che aveva detto le presenti cose. Allora è come se lei stesse dicendo, a proposito di presenti cose, come cosa presente, quella più bella che tu non avessi mai visto, fatta dalla natura, dall'arte, era il mio corpo. Cioè dice, mai non ti appresentò la natura o l'arte, una bellezza, piacer qua al verso 50, allo stesso senso che aveva in bocca di Francesca, piacer sì forte che come vedi ancora non m'abbandona. Mi prese del suo piacer, quindi della sua bellezza. Quindi Beatrice sta dicendo, il mio corpo, che lo dice come le belle membra in ch'io fui rinchiusa, parla in prima persona come anima, no? Che sono sparte in terra, il mio corpo erano la bellezza più alta che tu avevi visto nelle cose presenti. E se il sommo piacer sì ti fallio per la mia morte, qualcosa mortale doveva poi trarre te nel suo disio? Cioè, e se la bellezza più alta, il sommo piacere, che era il mio corpo, ti fallì per la mia morte, cioè scomparve da te, ti tolse quel piacere che ti dava, quale altra cosa mortale ti doveva attrarre facendoti desiderarlo? Si capisce la domanda retorica di Beatrice? Nel mio corpo, dice la Beatrice che ormai è anima, avevi visto il piacere più grande, la bellezza più alta, scoprendo che la bellezza più alta è fallace. Non ti dovevi più lasciar sedurre da altre bellezze del mondo. E infatti al verso 55, ben ti dovevi, per lo primo strale delle cose fallaci, levar suso di retro a me, che non era più tale. Cioè, a differenza da quello che hai fatto, quello che dovevi era, a causa della prima freccia, cioè la prima ferita che ti avevano inferto le cose fallaci, i falsi piaceri, tu quello che dovevi fare, sta dicendo Beatrice a Dante, è sollevare, elevarti in su, retro di me, che non ero più fallace. Che non ero più tale, avresti dovuto seguire la mia anima anziché consolarti con un altro piacere del mondo. E siccome ha preso questa metafora del volo, levare suso di retro a me, adesso
continua a sfruttare questa immagine del volo dal verso 58 in poi. Non ti doveva gravare le penne in giù ad aspettare più colpo. O altra novità così brevi. Nelle ali verso il basso, impedendoti di volare. Ah, scusate, mi state sentendo perché mi è apparsa una scritta secondo cui il mio collegamento è debole. Vabbè, ma questo appare quando ormai si è perso qualcosa. Allora, ripeto un attimo, forse quello che stavo dicendo è che quando Beatrice aveva detto che la morte sua era come uno strale, cioè una freccia che avrebbe dovuto innalzare Dante anziché farlo cadere, stava, diciamo, proponendo una metafora che adesso svilupperà ancora. Dicendo appunto a partire dal verso 58 che questa morte sua, di Beatrice, non doveva pesare nelle ali di Dante, gravare le penne verso il basso, per aspettare più colpo, come se andando vicino al mondo, alla terra in basso, i colpi fossero più frequenti, mentre invece se lui l'avesse inseguita in alto, starebbe evitando altri colpi simili a quello della sua morte. E il soggetto, appunto, è, cioè, che cos'è che non doveva appesantire le penne di Dante? Una pargoletta, cioè una donna giovane, o un'altra novità di uso effimero? Allora, la pargoletta probabilmente, così come in tutto il canto scorso ci sono stati molti riferimenti alla vita nuova, perché il discorso di Beatrice riguardava la sua guida, no? Con i suoi occhi giovanetti, come lei conduceva Dante nella dritta via. Ora, questa pargoletta sembra di ricordare delle ballate e un sonetto di Dante dove parla di un'altra donna che dopo la morte di Beatrice sedusse Dante, lo innamorò. Ma non si scarta anche, soprattutto in continuità con altra novità, che questa pargoletta sia assimilabile alla donna gentile che nel convivio viene interpretata come la filosofia, perché appunto Dante racconta lì che dopo la morte di Beatrice trovò la consolazione della filosofia e la scoprì appunto leggendo il testo di Boezio, e quindi qui Beatrice, che come voi sapete, oltre ad essere la donna amata da Dante, quindi diciamo la protagonista anche della vita nuova, simboleggia la teologia. Quindi, riferendosi a questa pargoletta come un'altra donna che Dante amò dopo la morte di lei, si starebbe comportando come Beatrice, insomma, la donna amata di Dante che gli sta rimproverando la lussuria, mentre invece come simbolo della teologia le novità di cui sta accusando Dante di essersi innamorato, che probabilmente sono appunto idee filosofiche, sarebbe un rimprovero molto più importante di quello che riguarda la lussuria, che sarebbe quello della superbia intellettuale di aver confuso la filosofia con un tipo di saggezza che poteva soddisfare i bisogni più alti dell'uomo, che invece vengono soddisfatti dalla fede. E quindi, andando ancora avanti con questa metafora della freccia, adesso diventa veramente sarcastica Beatrice, nuovo uggioletto, due o tre aspetta. Cioè, un uccellino giovane aspetta due o tre colpi per imparare.
Ma dinanzi dagli occhi di Pennuti, Rete si spiega in Darno, si saetta, ma davanti agli occhi degli uccelli che hanno già le penne, quindi degli uccelli maturi, che questo dovrebbe essere Dante, che ha ben 35 anni al momento di questa chiacchierata, invano Cindarno si spiega una rete o si lancia una freccia. Cioè i cacciatori cercano gli uccellini piccoli perché i grandi di solito hanno già avuto un qualche colpo e hanno imparato a volare più in alto per evitare i colpi. E quindi sta dicendo a Dante: non mi aspettavo, insomma, che uno grande come te si fosse lasciato, diciamo, gravare le penne come un uccellino piccolo, andando di nuovo incontro ad altre delusioni, ad altri dolori, come quelli che danno sempre le presenti cose. E allora il povero Dante, al verso 64, quali fanciulli, vergognando, muti, con gli occhi a terra stannosi, ascoltando e se riconoscendo e ripentuti, tal mi stavo io. Cioè Dante qua passa, diciamo, all'umanità dopo tutta questa metafora degli uccelli e dice quali fanciulli, cioè come bambini che con vergogna, quando sono accusati di qualcosa, muti, cioè senza parlare, se ne stanno con gli occhi a terra, ascoltando questi rimproveri e riconoscendo se stessi in queste parole. E pentendosi, così mi stavo io. Cioè, interessante questo perché Beatrice, attraverso questa differenza che ha appena stabilito tra uccelli giovani e uccelli pennuti, sta suggerendo che Dante era troppo grande per, diciamo, come se stesse dicendo: se io fossi morta quando Dante aveva 15 anni, ci credo che poi poteva cadere di nuovo in una trappola come quella del mio corpo. Ma insomma, siamo grandi. E Dante, nonostante questa metafora, se ne sta ancora con gli occhi bassi, come un bambino che si pente perché si riconosce in quello di cui è stato accusato, ma che non osa guardare, il suo accusatore. E quindi al verso 67, ed ella disse: quando per udir sei dolente, alza la barba e prenderai più doglia riguardando. Allora lei dice: visto che il solo fatto di ascoltare la mia accusa ti causa dolore, alza la barba, cioè alza il mento barbuto o comunque capace di avere barba, e avrai più dolore guardando me. Beatrice perché dice questo? Perché lei è consapevole che quando Dante la guarderà, la vedrà direttamente, come vedremo tra qualche verso, cioè non più attraverso la nuvola di fiori, perché nel frattempo, come Dante si accorgerà ora, gli angeli hanno smesso di lanciare fiori e la vedrà così bella che proverà un dolore ancora maggiore vedendo la bellezza dell'anima di Beatrice, che è riflesso della bontà divina, che lui ha abbandonato per una pargoletta. E quindi Dante deve alzare lo sguardo per vedere Beatrice in faccia e anche qui ha una tale resistenza nel fare questo che propone una similitudine, anche questa efficacissima, con un albero molto forte che con molta fatica viene sradicato da un vento. Il che è be un'immagine bellissima perché ci fa capire che cosa implica per Dante riconoscere la propria colpa. Quanto doloroso è come un albero sradicato, il che ci fa capire quanto è profonda la crisi nella quale è caduta e quanta fatica fa a tornare verso il bene dopo aver messo radici nel male, no? Quindi al verso 70,
con men di resistenza ti di barba robusto cerro, ovvero al nostral vento, ovvero a quel della terra di Yarba, ch'io non levai al suo comando il mento. Cioè, con meno resistenza si sradica un albero robusto davanti al vento nostrale, cioè settentrionale d'Europa, ovvero al vento africano, nominato l'Africa, nominata metonimicamente attraverso Yarba, il re dei Getuli, che era, insomma, Yarba si era innamorato di Didone, e quindi dice: con meno resistenza si sradica da un vento un albero forte di quanto non ebbi io nel sollevare il mento al suo comando, no? Davanti alla sua ordine. E quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen dell'argomento. E allora qui veramente Dante riconosce che Beatrice è stata velenosa nel nominare il suo mento come barba. Cioè dice, io ho capito bene che cosa voleva dire quando mi ha detto alza la barba anziché alza il mento, perché il veleno consisteva nel dire non fare l'imberbe, che tu sei un uomo, non startene così come un fanciullo con il viso verso il basso, alza la barba che ormai ce l'hai la barba e guardami, così prendi più dolore ancora guardandomi. E allora Dante adesso ci narra che cosa vide quando alzò il mento e vide Beatrice direttamente. Al verso 76, e come la mia faccia si distese, cioè non appena la mia faccia si stirò per guardare, posarsi quelle prime creature da loro astersi io l'occhio comprese. Cioè non appena io alzai lo sguardo, il mio occhio capì che quelle prime creature, cioè gli angeli, avevano posato la loro aspersione di fiori, quindi avevano smesso di lanciare fiori. Dante, ricordiamo, aveva visto Beatrice solo velata da questa nuvola di fiori, quindi non direttamente. E quindi al verso 79, e le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volta in sulla fiera che sull'una persona in due nature. E allora i miei occhi, ancora piangenti, poco sicuri, videro Beatrice rivolta al grifo, al grifone, quella fiera che è una sola persona in due nature. Vi ricordate che avevamo detto, a proposito della processione, che il grifone simboleggia Cristo, perché avendo due parti, una d'aquila e un'altra di leone, rappresentava appunto la doppia natura di Cristo. Quindi Beatrice, tutto questo discorso che fece a Dante, la porta a guardare il grifone che simboleggia Cristo. E non sta guardando Dante direttamente, questo è importante. E al verso 82 Dante dice: sotto il suo velo e oltre la rivera vincer pariene più se stessa antica vincer che l'alpe qui quand'ella c'era. Allora, anche se aveva ancora il velo ed era al di là del fiume, mi apparve che la sua bellezza vinceva la bellezza di lei stessa antica, cioè di com'era lei bella quando era viva a Firenze, più di quanto lei quando era a Firenze non vinceva sulle altre donne. Quindi la bellezza di Beatrice, ormai diventata solo anima, era tanto superiore a lei stessa viva di quanto lei non superasse tutte le altre donne prima. E non è casuale che questa bellezza, detta attraverso questo doppio paragone, insomma, sia legata al fatto che Beatrice sta guardando il grifone. Cioè, la accresciuta bellezza di Beatrice si deve al fatto che lei sta nei suoi occhi, come ora vedremo, rispecchiando
la bellezza di Cristo. Quindi non è una bellezza di questo mondo, è il riflesso del piacere divino, quello che c'è che ha lei. Perciò è chiaro che in paradiso è molto cresciuto rispetto alla bellezza che nel suo corpo chiaramente rifletteva sempre la bellezza di Dio, ma in un modo molto meno perfetto, essendo in terra. E quindi Dante, vedendola così bella, vedendo la bellezza che lui aveva trascurato per inseguire una pargoletta o altre novità, si pente così tanto che sviene. Allora il verso 85, di penter si mi punse ivi l'ortica, che di tutte altre cose, qual mi torse più nel suo amor, più mi si fe nemica. Cioè l'ortica del pentimento mi punse così tanto che di tutte le altre cose, quelle che più mi aveva attratto nel suo amore, più mi si fece nemica. Cioè cominciai a odiare le cose che mi avevano allontanato da questa bellezza. Tanta riconoscenza il cor mi morse, ch'io caddi vinto, e quale allora femmi salsi colei che la cagion mi porse. Cioè mi morse il cuore tanto riconoscimento che io caddi vinto, cioè svenni, e come diventai allora lo sa Beatrice, cioè colei che mi porse la causa dello svenimento. Come al solito Dante, quando perde conoscenza, quando si addormenta, non descrive com'era perché non lo può sapere e poi passa ad altro, dice lo sa Beatrice, io non lo so com'ero. E quindi siccome qui Dante è svenuto e dal verso 91 ci racconterà che cosa vide quando riprese conoscenza, vi propongo di fare la pausa ora e tra 5 minuti ci rivediamo e rispondiamo i vostri eventuali dubbi. Grazie. Ora riprendiamo. Gladys mi chiede di ripetere quello che dice Beatrice di Dante nel 25 del Paradiso, che comunque leggeremo l'anno prossimo, ma lì diciamo i canti 24, 25, 26 del Paradiso sono dedicati agli esami che 3 degli apostoli fanno a Dante sulle 3 virtù teologali. E allora in genere in queste domande ogni apostolo, nel caso della Speranza e San Giacomo, non solo chiedono sulla definizione della fede, della speranza e della carità, bensì soprattutto in che misura Dante ha questa virtù. E allora eccezionalmente quando lui deve rispondere a questa domanda, cioè in che misura lui ha la speranza, invece di aspettare che Dante risponda, come fa insomma negli altri esami, Beatrice si anticipa per evitare che Dante debba vantarsi di qualcosa e dice che Dante è il cristiano che più speranza ha nel mondo. E dice una cosa ancora più importante, dice che proprio per questo gli è stato dato il viaggio al di là. E quindi ho fatto questa sorta di anticipazione, perché siccome Beatrice qua sta dicendo che queste cose presenti fecero sì che a Dante si spogliasse la spene, la speranza, stavo diciamo analizzando un po' trasversalmente come la speranza aveva sempre caratterizzato Dante, come la morte di lei gli aveva fatto perdere questa caratteristica che era sua molto propria. Va bene? Scusate, metto il ventilatore perché ormai... Grazie.
Prego. Allora, vedo che state usando la chat per una cosa che io non dovrei leggere, quindi oltre a ringraziare chi si sta occupando di questa cosa, da ora in poi usiamo il microfono per fare domande, così non apro più la chat, va bene? Allora, riprendiamo verso 91. Vi ricordate l'ultima cosa che abbiamo letto è che Dante è svenuto per il riconoscimento, cioè la riconoscenza di tutto quello che si era perso per via della propria colpa. E allora al verso 91 passa a raccontare come si trovò quando si svegliò. Poi quando il cor virtù di forrendemmi, cioè quando il cuore mi diede forza fuori, cioè mandò con il sangue le forze agli organi, per cui di nuovo io ripresi conoscenza. La donna che io aveva trovata sola, cioè Matelda, che non è stata ancora, vi ricordate, nominata, ma che Dante aveva trovato all'inizio nell'Eden, dall'altra parte del fiume, sopra me vidi e diceva tiemmi, tiemmi, o vidi che era sopra di me e che mi diceva tienimi, tienimi. E Dante, vedete, lo racconta come al solito focalizzando sul suo punto di vista, cioè quando lui, diciamo, riprende conoscenza, la prima cosa che vede è che c'è sopra di lui Matelda che gli dice tieniti, e poi capisce appunto che lui è dentro il Leteo. Verso 94, tratto m'avea nel fiume in fin la gola, cioè mi aveva tirato, portato dentro il leteo fino alla gola, e tirandosi me dietro s'engiva sovresso l'acqua lieve come scola, e tirandosi me dietro se ne andava sopra l'acqua leggera come una gondola. E al verso 97, quando fui presso alla beata riva, cioè quando io fui vicino alla riva dell'Eden vero e proprio, quindi beata, quando avevamo già fatto il tragitto del largo del fiume, asperges me si dolcemente udissi che non so rimembrar, non ch'io lo scriva. Si udì asperges me, l'inizio del miserere, un'antifona che si cantava appunto durante il rito dell'aspersione, che continua, cioè i versi in italiano direbbero aspergi me con l'isopo e io sarò puro, sarò mondato, aspergis me, cioè aspergimi con l'isopo e sarò più bianco della neve. Quindi chiaramente sono parole che riguardano la purezza che si acquista tornando, diciamo, nell'Eden di passaggio. Ma la cosa che è qui molto importante è che Dante dice che si udì, questo salmo, diciamo, è così dolcemente cantato, che io, dice Dante, che sono tornato al mondo e che sto scrivendo, non lo so ricordare, non so lo scrivere. E qui si presenta appunto un altro topos importantissimo del paradiso, che è il topos dell'ineffabile, che abbiamo già visto anche nell'inferno e nel purgatorio, ma che nel paradiso è chiaramente molto più sviluppato, e che riguarda due aspetti differenti dell'incomunicabile. Non solo, diciamo, la certezza da parte del Dante scrittore che la parola umana non basta per descrivere un aspetto del divino, bensì che la propria memoria umana, la mente che ha riacquistato, tornando Dante al mondo, la limitatezza umana, non può ricordare un qualcosa
che visse nel paradiso. In questo caso è dell'Eden questa musica, ma perciò vi dicevo che in questo episodio ci sono molti elementi che annunciano in figura, imperfettamente, alcuni elementi del paradiso, come per esempio il grifone, che chiaramente simboleggia Cristo, che Dante vedrà poi faccia a faccia nel paradiso, vero? E appunto la musica è uno degli elementi anche del paradiso che Dante non potrà ricordare del tutto tornato ormai al mondo e quindi meno ancora lo potrà dire. E allora al verso 100, la bella donna nelle braccia aprissi, cioè aprì le braccia, Matelda, abbracciommi la testa e mi sommerse ove convenne che io l'acqua inghiottissi, cioè mi prese la testa tra le braccia e me la sommerse, per cui necessariamente io dovetti inghiottire dell'acqua, che è, come sappiamo in alcuni canti, l'acqua dell'oblio, no? Della dimenticanza dei peccati commessi. Verso 103, indi mi tolse e bagnato m'offerse dentro alla danza delle quattro belle, e ciascuna del braccio mi coperse. Quindi mi tolse, dopo che Dante ha inghiottito dell'acqua, lo porta fuori, e tutto bagnato mette Dante nella danza delle quattro ninfe, che vi ricordate, ballavano attorno a una delle ruote del carro, ecco, che, come abbiamo detto 2 settimane fa, rappresentano le quattro virtù cardinali. E quindi queste donne, ognuna mette il braccio sotto la testa di Dante, danzando con lui in mezzo. E qua queste ninfe, che rappresentano le virtù, esplicitano una cosa importantissima che noi abbiamo considerato fin dall'inizio del Purgatorio. Vi ricordate che nel primo canto del Purgatorio Dante vede quattro stelle molto luminose che fregiano la faccia di Catone, e lì avevamo detto che queste stelle rappresentano le virtù cardinali. L'abbiamo detto in base a questi versi che leggiamo ora. 106. Noi siamo qui ninfe e nel ciel siamo stelle. Pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle. Cioè, noi siamo qui ninfe e nel cielo siamo stelle, dicono le virtù. Prima che Beatrice venisse al mondo, quindi prima dell'avvento della redenzione, che ci fosse la teologia, noi fummo ordinate come serve sue. E qui diciamo simbolicamente quello che di solito si interpreta è che le quattro virtù cardinali, quelle della tradizione platonica e quindi riguardanti la filosofia pagana, sono state inviate queste quattro virtù da Dio come preparazione propedeutica del mondo per l'avvento di Cristo. C'è un'altra interpretazione, però, che secondo cui queste sarebbero le quattro virtù infuse che ebbero Eva e Adamo e che persero appunto Eva e Adamo con il peccato e che sono state poi ripristinate come possibilità con la nascita di Cristo. Comunque, quello che è chiaro, come si dice ora, è che queste quattro virtù cosiddette umane, precedenti la rivelazione cristiana, sono inferiori rispetto alle virtù teologali che chiaramente vengono con il Messia, anzi che il popolo giudaico ha già in fede e speranza e che con il Messia ormai venuto. Si mantengono per l'acquisto del paradiso celeste. E questo viene detto, appunto, questa gerarchia tra le virtù teologali e quelle cardinali viene appunto adesso al verso 109.
merenti agli occhi suoi, ma nel giocondo lume che c'è dentro aguzzeranno i tuoi le tre di là che miran più profondo. Allora noi, dicono le quattro ninfe che rappresentano queste quattro virtù umane, ti porteremo davanti agli occhi di Beatrice, gli occhi suoi, ma i tuoi occhi verranno aguzzati, quindi prenderanno più intensità per guardare dentro la luce che c'è dentro gli occhi di Beatrice, che ricordiamo sta guardando il grifone, simbolo di Cristo, le tre di là, cioè le tre ninfe che sono accanto all'altra ruota del carro, che sono le tre virtù teologali, perché loro tre guardano più profondamente. Cioè noi ti porteremo là, Dante come simbolo dell'umanità verrà portato dalle quattro virtù che avevano i pagani fino agli occhi di Beatrice, dove è rispecchiato il grifone. Ma per godere più dentro questa visione degli occhi di Beatrice, gli occhi di Dante acquisteranno forza dalle tre virtù teologali che chiaramente vedono più profondamente. Allora al verso 112, così cantando comincero, e poi al petto del grifon secco in armi, dove Beatrice stava volta a noi. Cioè così cominciarono cantando le quattro virtù, le quattro ninfe, e poi mi portarono con sé davanti al petto del grifone dove Beatrice era rivolta a noi. Cioè Beatrice adesso sta guardando Dante e le ninfe. E quindi le ninfe adesso dicono a Dante di guardare gli occhi di Beatrice. Al verso 115 disser: fa che le viste non risparmi, posto ti aven dinanzi agli smeraldi onde amor già ti trasse le sue armi. Allora non risparmiare la visione, dicono le ninfe a Dante, ti abbiamo messo davanti agli smeraldi da cui l'amore prese le armi per prendere. Quindi chiaramente gli smeraldi sono gli occhi di Beatrice, che probabilmente erano verdi, ma sapete che la smeralda, secondo la codificazione sul valore delle pietre che c'era nel Medioevo, implicava la conoscenza segreta e la chiaroveggenza. Quindi questi occhi nei quali Dante vedrà riflessa la doppia natura di Cristo, come ora vedremo, sono lo strumento di cui si valse l'amore per attrarre Dante. E qui si capisce appunto perché Dante parla di amor nel canto 24 del Purgatorio col maiuscolo, perché l'amore che attrae lui ancora in vita verso gli occhi di Beatrice sono un mezzo in cui si riflette l'amor divino. E quindi gli smeraldi, questi occhi così belli di Beatrice, sono un mezzo che Dio ha mandato al mondo per attirare Dante verso sé, verso il bene. Perciò Dante, nel famosissimo sonetto Tanto gentile, tanto onesta pare, dice che è evidente che lei è venuta da cielo in terra a miracol mostrare, perché nei suoi occhi si vede una bellezza che non è di questo mondo, che è divina e che chiaramente ora nel corpo apparente di Beatrice, anzi nel corpo risorto nel quale a Dante è dato di vedere Beatrice eccezionalmente, vede molto più intenso di prima il bene e la bellezza di Dio. Allora, le ninfe hanno appena invitato Dante a vedere gli occhi attraverso i quali nacque il suo amore per Beatrice. E al verso 118,
Mille disiri più che fiamma caldi strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, che pur sopra il grifone stavan saldi. Cioè, mille desideri, più di mille desideri, più caldi, più intensi che la fiamma, unirono i miei occhi con gli occhi rilucenti che di nuovo stavano guardando il grifone. E quindi qui si vede questa sorta di serie simbolica per cui Dante guarda negli occhi Beatrice, ma Beatrice sta guardando il grifone, quindi negli occhi di Beatrice lui vede il grifone, così come simbolicamente nella teologia si vede in termini umani la verità divina per gli uomini che rappresenta chiaramente Dante. Bene? Allora, al verso 121 Dante ci racconta, ed ecco, qui si capirete perché io dico che questo canto è un anticipo del paradiso, perché qui Dante vede Cristo nella figura del grifone, che poi vedrà direttamente, no? Al verso 121, come in lo specchio il sol. Non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con altri reggimenti. Cioè, così come il sole si riflette sullo specchio, e non è casuale l'immagine del sole che, come sappiamo fin dall'inizio, è simbolo di Dio, nello stesso modo la doppia fiera, cioè il grifone, raggiava, irradiava dentro gli occhi di Beatrice, a volte con atteggiamento da leone, a volte con atteggiamento d'aquila. E quindi Dante sta vedendo in figura, cioè prefigurato nel simbolo del grifone, la doppia natura di Cristo alternatamente. Perché essendo lui umano non può vedere questo mistero della coesistenza dell'umano e il divino in Cristo. Va bene? Poi vedremo più o meno a questa altezza dell'anno, ma l'anno prossimo, come Dante va acquistando in paradiso sempre maggior luce di grazia. Finché non vedrà il mistero dell'incarnazione faccia a faccia, direttamente. Questo è un assaggio imperfetto nell'Eden. E quindi, siccome Dante qui si meraviglia perché vede negli occhi di Beatrice il grifone come leone, poi come aquila, poi come grifone e così via. Mentre invece lì il grifone che è davanti a lui lo vede con una parte di leone e un'altra di aquila. E quindi non c'è corrispondenza tra l'animale e la sua immagine. Interrompe, come al solito, la narrazione per coinvolgere noi in questa, insomma, in questa sua perplessità. Al verso 124. Pensa, lettor, se io mi maravigliava quando vedea la cosa in sé star queta, e nell'idolo suo si trasmutava. Cioè, pensa, lettore, come io mi stupivo perché vedevo la cosa in sé, cioè il grifone, stare immutabile, senza chiaramente cambiare, ma nella sua immagine cambiava, la vedevo cangiante. E ora il verso 127 torna alla narrazione. Mentre che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che saziando di sé a seta, se dimostrando di più alto tribo negli atti, l'altre tre si fero avanti, danzando al loro angelico carico. Allora, mentre la mia anima, piena di stupore e felice, gustava di quel cibo che è la visione appunto alternata negli occhi di Beatrice della doppia natura del grifone, quel cibo che
saziando, invitava ad avere sempre più sete di sé. Questo è molto importante perché rappresenta, secondo i commentatori antichi, la scienza celeste, che dà piacere ma è sempre insufficiente in vita, perché appunto incoraggia a vedere queste verità direttamente e non più in modo figurato come possono essere capite nel mondo. Allora, mentre Dante sta gustando questa immagine negli occhi di Beatrice, che lo soddisfano ma nello stesso tempo lo invitano ad avere più sete, quindi starebbe lì a guardare infinitamente, le altre tre ninfe si fecero avanti con un atteggiamento che dimostrava la loro appartenenza a una classe superiore rispetto alle altre quattro, perché queste sono le tre virtù teologali, danzando nel loro canto e ballo angelicale. Il caribo è il nome di un canto da danzare che proviene dal provenzale caribo. Quindi si avvicinano danzando e dimostrando di essere più importanti delle quattro ninfe che avevano abbracciato Dante. E al verso 133 Dante ci dice qual era il testo della canzone di queste tre virtù. Volgi Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone al tuo fedele che per vederti ha mossi passi tanti. Siccome Beatrice sta vedendo il grifone, le tre virtù cantando chiedono a Beatrice di guardare Dante, dicendogli il tuo fedele che per vederti ha fatto un viaggio così lungo. Bellissimo verso. E continuano: per grazia fa noi grazia che disveli a lui la bocca tua, sicché discerna la seconda bellezza che tu cele. Cioè, per grazia di Dio, facci la grazia, Beatrice, di svelare la bocca a lui, quindi di alzare il velo, in modo che lui, che sta già vedendo i tuoi occhi, che sarebbero la prima bellezza del viso, che Dante discerna la seconda bellezza che tu stai celando con il velo. Nel convivio c'è tutto un passaggio in cui si parla del viso come quel posto dove si manifesta di più il piacere massimo, e quindi lì si dice che gli occhi sono la persuasione, scusate, che la bocca sono, nella bocca ci sono le persuasioni della sapienza divina, mentre invece negli occhi ci sono le dimostrazioni. E quindi il fatto che Beatrice mostri le due parti più importanti del viso a Dante implica come lei apre a Dante propedeuticamente l'altissimo piacere della beatitudine che Dante vedrà direttamente in paradiso. Allora, finite al verso 138 le parole con le quali incanto le tre virtù teologali chiedono a Beatrice di mostrare a Dante la sua bocca, Dante, invece di descrivere la bellezza del viso di Beatrice che ora ha visto del tutto, finisce il canto con queste due terzine che sono una domanda retorica. Questo è l'unico canto dei 100 che formano la commedia che finisce con un punto interrogativo. Perché? Per indicare che chiaramente non solo lui, ma nessun poeta al mondo avrebbe potuto descrivere questa bellezza di lei nell'Eden, lo fa attraverso una domanda che ora leggiamo. O splendor di viva luce eterna. Questo è il vocativo, quindi Dante si sta rivolgendo a Beatrice, chiamandola risplendore, cioè riverbero della luce divina.
E quindi sta nominando Beatrice attraverso una perifrasi che implica la dipendenza della sua bellezza da quella di Dio. O gli splendor di viva luce eterna. Chi pallido si fece sotto l'ombra di Parnaso o bevvi in sua cisterna che non paresse aver la mente ingombra? Allora, quale scrittore che si fece pallido sotto l'ombra del monte di Parnaso, cioè dove ci sono le muse, o beve dalla fonte delle muse, cioè quale scrittore, anche il più dotato di tutti, non avrebbe la mente impedita, confusa, tentando a render te, cioè nel tentativo di descrivere te, qual tu paresti, laddove armonizzando il celta d'ombra quando nell'aere aperto ti solvesti, cioè nel tentativo di descrivere te come tu sei apparsa laddove il cielo t'adombra, cioè ti annuncia in ombra, in modo imperfetto, armonizzando nell'aria aperta. Quando ti sei sciolta, cioè quando ti sei mostrata libera dal velo. Cioè attraverso questa domanda retorica Dante sta affermando che nemmeno lo scrittore che più assiduamente ebbe l'appoggio o l'ispirazione delle muse avrebbe parole degne di rendere come la bellezza di Beatrice aveva armonizzato la bellezza dell'Eden, annunciando la sua vera natura angelica che solo dopo avrebbe visto in paradiso in modo pieno. Cioè, anche quest'ultima domanda retorica è un annuncio del carattere ineffabile della bellezza di Beatrice in paradiso, perché potete già immaginare che se Dante non è in grado di ritrarre pienamente la bellezza del viso di Beatrice nel paradiso terrestre, essendo la bellezza di lei il riflesso della bellezza divina, come potrà farlo pienamente in paradiso? Nel paradiso celeste, man mano che lei si avvicinerà direttamente a Dio, cioè è chiaro che non lo potrà fare. Ci dovremo accontentare delle immagini che Dante darà per dire la sua insufficienza come poeta. Bene, qualche dubbio prima che rileggiamo il canto? Bellissimo canto, vero? Come si è passato anche, no, dalla durezza del rimprovero di Beatrice, dell'accusa, no, alla bellezza proprio che si rivela e che Dante può vedere anche dopo aver bevuto dalle acque dell'Eteo. Cioè, questo è importante. Dante prima stava guardando Beatrice, tutto questo rituale di purificazione doloroso l'ha fatto prima. Poi, una volta che ha confessato le colpe ed è svenuto, ha bevuto dalle acque dell'Eteo, quindi ha dimenticato le proprie colpe e in questa seconda parte del canto, in mezzo alla danza delle ninfe, a Dante viene dato prima di vedere per speculum, come dice per speculum a enigmate, come dice San Paolo, la doppia natura di Cristo riflessa alternatamente negli occhi di Beatrice, simbolo della teologia, e poi di gustare la bellezza di lei, riflesso della luce eterna, in un modo chiaramente indicibile. Non solo a lui, ma a qualsiasi scrittore. Lo rileggiamo?
O tu che sei di là dal fiume sacro, volgendo suo parlare a me per punta, che pur per taglio m'era paruto acro, ricominciò seguendo senza punta. Di, disse questo è vero, a tanta accusa tua confessione conviene essere congiunta. Era la mia virtù tanto confusa che la voce si mosse e pria si spense che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, poi disse: Che pense? Rispondi a me, che le memorie triste in te non sono ancora dall'acre offense. Confusione e paura insieme miste, mi pinsero un tal sì, fuor della bocca, al quale intender formestier le viste. Come balestro frange, quando scocca da troppa tesa la sua corda e l'arco, e con men foga l'asta il segno tocca, si scoppia io sott'esso grave carco, fuori sgorgando lagrime e sospiri, e la voce allentò per lo suo varco. Ond'ella a me, per entro i miei disiri che ti menavano ad amarlo bene, di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fossi attraversati o quai catene trovasti, perché del passare innanzi dovessi ti così spogliar la spene? E quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro perché dovessi loro passeggiare anzi? Dopo la tratta d'un sospiro amaro, appena ebbi la voce che rispose e le labbra a fatica la formaro, piangendo dissi: Le presenti cose col falso lor piacer volsermi ai passi, tosto che il vostro viso si nascose. Ed ella, se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua data al giudice, sassi. Ma quando scoppia della propria gota l'accusa del peccato, in nostra corte rivolgesse contro il taglio la rota. Tuttavia, perché mo vergogna forte del tuo errore, e perché altra volta udendo le serene sia più forte, pon giù il seme del piangere e ascolta, sì udirai come incontrai a parte, mover dov'ieti mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura o arte piacer quanto le belle membra in ch'io rinchiusa fu e che son terra sparte. E se il sommo piacer sì ti fallio per la mia morte, qualcosa mortale dovea poi trarrete nel suo disio? Ben ti dovevi, per lo primo strale delle cose fallaci, levar suso di retro a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in giuso ad aspettar più colpo, o pargoletta o altra novità con sì breve uso. Nuovo augelletto 2 o 3 aspetta, ma dinanzi dagli occhi di pennuti, rete si spiega indarno o si saetta. Quali fanciulli vergognando muti con gli occhi a terra stanno, si ascoltando e se riconoscendo e ripentuti, tal mi sta zio. Ed ella disse: Quando per udir sei dolente, alza la barba e prenderai più doglia riguardando. Con men di resistenza, sì di barbaro gusto cerro, ovvero al nostro al vento, ovvero a quel della terra di Iarna, ch'io non levai al suo comando il mento, e quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen dell'argomento. E come la mia faccia si distese, posarsi quelle prime creature dal loro aspersion l'occhio comprese, e le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volti in sulla fiera che è solo una persona in due nature. Sotto il suo velo e oltre la rivera, vincer pariami più se stessa antica, vincer l'altre che l'altre qui quand'ella c'era. Di penter sì mi punse ivi l'ortica, che di tutte altre cose, qual mi torse più nel suo amor, più mi si fe nemica. Tanta riconoscenza il cor mi mosse, ch'io caddi vinto, e quale allora femmi, salsi colei che la cagion mi porse. Poi, quando il cor virtù di forrendemmi, la donna ch'io avea trovata sola sopra me vidi, e dicea: Tiemmi, tiemmi,
tratto m'avea nel fiume in fin la gola, e dirandosi me dietro s'engiva sovresso l'acqua, lieve come spona. Quando fui presso alla beata riva, asperges me sì dolcemente udissi, che non so rimembrarlo ch'io lo scriva. La bella donna nelle braccia aprissi, abbracciommi la testa e mi sommerse ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse, bagnato m'offerse, dentro alla danza delle quattro belle, e ciascuna del braccio mi coperse. Noi siamo qui ninfe, nel ciel siamo stelle. Pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle. Merrenti agli occhi suoi, ma nel giocondo lume che dentro aguzzeranno i tuoi le tre di là che miran più profondo. Così cantando cominciaro e poi al petto del grifon secco menammi, ove Beatrice sta volta a noi. Disser, fa che le viste non risparmi, posto che avem dinanzi agli smeraldi, onde amor già ti trasse le sue armi. Mille visire più che fiamma caldi, strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, che pur sopra il grifone stavan saldi. Come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con altri reggimenti. Pensa, lettor, s'io mi maravigliava, quando vedea la cosa in sé star queta e nell'idolo suo si trasmutava. Mentre che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che saziando di sé a seta, se dimostrando di più alto tribo negli atti, l'altre tre si fero avanti, danzando al loro angelico carino. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone, al tuo fedele, che per veder mossi passi tanti. Per grazia fa noi grazia che disveli a lui la bocca tua, sicché discerna la seconda bellezza che tu cene. O splendor di viva luce eterna, chi palido si fece sotto l'ombra sì di Parnaso o bevve in sua cisterna, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti, là dove armonizzando il ciel t'adombra, quando nell'aere aperto ti solvesti. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.